tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova intervista Persone di Successo. Oggi abbiamo con noi Matteo Andreini, che è veramente un ragazzo giovanissimo, pensate che ha solamente 23 anni, ma nonostante questo è direttore marketing, è marketing advisor per diverse aziende, andremo a capire meglio in questa intervista appunto di quali, e allo stesso tempo è anche uno stratega del marketing, perciò non ti rubo altro tempo, Matteo, a te la parola. Ciao ragazzi, ciao a tutti, intanto grazie per l'intervista, grazie per avermi invitato nella vostra intervista. Grazie a te. Fondamentalmente hai detto giustamente, hai detto in modo estremamente corretto quello che faccio. In realtà poi io faccio varie cose all'interno della vita, l'ambito macro a cui mi si in qualche modo collega è l'ambito marketing, anche l'ambito più giusto in cui inquadrarmi tra le varie attività che fondamentalmente sviluppo. Sì, infatti so che oltre a questo ti occupi anche di network marketing, ovviamente, nella tua vita. E, parlaci un po' della tua esperienza. Come hai conosciuto il network? Guarda, assolutamente detto benissimo. Cioè, è stato proprio in realtà il mio primo approccio al business in autonomia. Ti spiego ovviamente il perché. Io sono giovane, ma il mio background nel mondo imprenditoriale parte circa 10 anni fa, ormai praticamente 10 anni fa. Vi spiego ovviamente il perché. Praticamente io parto da una realtà aziendale familiare. Cosa vuol dire? Non imprenditori, capitani d'industria. Mio padre aveva e ha tuttora una piccola attività nel mondo alimentare, nello specifico. E io sin da piccolo, sono per varie vicissitudini familiari, ero in qualche modo legato al fatto di stare in azienda fisicamente con mio padre. Io, quando sono arrivato da piccolissimo, 7, 8, 10 anni, ovviamente stavo lì, giocavo con il cane, cazzeggiavo con la televisione, guardavo i film, eccetera, eccetera. Ma dopo un po' di tempo che stavo lì, quando anche crescevo, si parla di 11, 12, 13 anni, mi ricordo che già da quell'età lì andavo in ufficio e cercavo di capire cosa ci fosse dietro un'azienda. Non mi è mai particolarmente piaciuta la parte operaia del lavoro, cioè della produzione, della creazione del prodotto, eccetera, eccetera, ma mi è sempre un po' appassionato il lato amministrativo, contabile, interna all'ufficio, quella che poi era la relazione con i clienti, quindi il cliente che veniva in ufficio piuttosto che chiamava al telefono, mi è sempre piaciuto in qualche modo sviluppare questo tipo di attività. Si parla ancora embrionalmente di marketing, perché di marketing al tempo non ne sapevo nulla e non ne facevo assolutamente nulla. Secondo step è stato poi, anche lì, secondo step personale imprenditoriale, è stato prima del network, è stata la realizzazione di serate. Io facevo per divertimento e passione il DJ, quindi mi chiamavano a fare delle serate, lì molto giovane, andavo a fare queste serate, serata per un compleanno, serata in un locale, serata per quello, serata per quell'altro. Prima mi chiamavano, poi ho iniziato a organizzarle io. Ho iniziato a organizzare le feste, a organizzare degli eventi, e lì sicuramente c'era una parte di, anche lì, non lo chiamiamo marketing, ma lo chiamiamo relazioni, correlazioni tra persone e lavoro con le persone al fine di organizzare questo tipo public di... Public relationship. Quindi facevo fondamentalmente quello, tutto ancora non a scopo di lucro in realtà, cioè non era niente che in realtà mi portasse da vivere, anche perché vivevo con i miei genitori, 16-17 anni, avevo questa fortuna di essere appunto mantenuto dai genitori, io quello che guadagnavo da queste serate lo reinvestivo in altre serate, divertimento e attrezzature eventualmente per fare meglio quella che era l'attività, ma non c'era dietro un obiettivo di per sé di lucro, nulla del genere. Mi ricordo mi ci comprai la moto, ma nulla di particolare. Poi sono in parallelo, poi ho finito gli studi, un percorso di tipo tecnico, scientifico, istituto tecnico, nel mondo dell'elettronica, lasciato completamente l'ambiente, mi butto nel mondo economia all'università. Quindi ho fatto l'ultima estate post scuola che mi ero iscritto a un percorso universitario nel mondo dell'economia, perché mi piaceva quel mondo lì e pensavo erroneamente che il mio futuro nel business sarebbe appunto dipeso da un'eventuale laurea, un eventuale percorso nel mondo dell'economia, di questa roba qua. Non avevo molto chiaro, mi piacevano le aziende, mi piaceva
il trading, l'investimento, cioè avevo molta confusione in testa. Poi un giorno, proprio a ridosso, mi sembra, dell'iscrizione, non dell'iscrizione, dell'inizio delle lezioni all'università, un mio caro amico, oggi chiamo caro amico, in realtà poi è il fratello più grande di un mio caro amico, okay. Oggi questa persona è un fratello, lo chiamo sempre socio quando ci scriviamo, siamo socio, come stai, anche se non abbiamo in realtà società assieme. Ne sappiamo qualcosa. Esatto, che è la persona che mi ha introdotto a questo mondo. Sono stato introdotto al mondo del network marketing nel modo più classico, più tradizionale possibile, quindi con lista nomi, chiamata a freddo, tutta quella roba là, ma ne rimasi subito entusiasta, perché capii che in quel momento avevo l'opportunità di mettere assieme tutti i tasselli che fino a quel momento non avevo potuto mettere assieme. Cioè avevo, faccio un esempio, avevo visto un limite nell'azienda familiare sia in termini di mercato che in termini di visione, perché sicuramente avrei dovuto pagare pegno di essere il figlio di mio padre, ma non tanto per l'esterno, a me dell'esterno, dei giudizi degli altri non me ne frega assolutamente nulla, quanto più per un discorso di visione aziendale. Cosa magari voglio fare A, lui però che è 20 anni, 30 anni, 40 anni che fa questo lavoro, vuole fare B, e sicuramente ci può essere un progresso, ma non potrà mai essere radicale se l'attività fosse stata mia, ok? Cioè questo è un po' il senso. Scusate se ogni tanto sbaglio i congiuntivi, comunque è arrivato quello che volevi dire. Ok, l'importante è quello, non so se è corretto, sono abituato anche a studiare molto in inglese, parlo in inglese, quindi diventa complesso ricordarsi tutte le cose. Al massimo traduciamo qualcosina nel caso. Ok, detto questo, io vengo introdotto a questo mondo e niente, parte un po' la mia visione. Lì in realtà poi succede anche quello che è la dissonanza fra quello che avevo scelto e quello che stavo facendo. Cioè quello che mi sono trovato a fare è un'attività imprenditoriale, puramente imprenditoriale, un'attività seria di network marketing in una certa direzione, e dall'altro lato uno studio universitario che non rispecchiava assolutamente quello che era la mia visione. Certo. Quindi da una parte mi dicevano A, dall'altra mi dicevano B, ho fatto questo tipo di percorso. Tutto questo poi per arrivare a 2 anni di sacrifici, lista nomi, chiamate, chilometri e chilometri di viaggio, serate, tra virgolette sprecate, non mi piace neanche più di tanto il termine sprecato, però serate fatte a eventi, presentazioni, appuntamenti, caffè, aperitivi, tutto quello che fondamentalmente c'era, per poi trovarmi in una situazione di ok, che cavolo faccio adesso? Perché dopo 2 anni mi sono trovato con tanta esperienza, tanto background, tante cose, ma fondamentalmente 0 risultati. E quello che poi fondamentalmente ho fatto è affidarmi, come avete fatto voi in realtà, cioè io oggi sono dalla parte di qua perché ho fatto lo stesso percorso vostro. Cosa vuol dire? Sono andato appunto da quello che per me è un mentore, un capo e un, posso dire, anche amico, nel senso che ormai abbiamo un rapporto di collaborazione, che è appunto Alberto, che fondamentalmente mi ha seguito nel percorso di formazione, nella trasformazione della mia attività di network marketing online. Quindi sono passato dall'online all'offline, dall'offline all'online con la mia vecchia attività, e aveva portato tutto sommato degli ottimi risultati in termini numerici. Poi l'azienda a quel punto ha avuto dei problemi intrinsechi all'azienda che io non avevo potuto controllare, non avevo potuto prevedere, e a quel punto poi ho iniziato a lavorare nel network marketing direttamente con Alberto, con l'azienda con cui lavora Alberto, per poi passare anche all'interno di quella che è la sua azienda, che è la Frisone Insight. Ad oggi quello che sto facendo è seguire anche voi nel vostro percorso di digitalizzazione della vostra attività di network marketing, e state facendo veramente un ottimo lavoro. Quindi anche chi guarderà questo video, chi seguirà questo grazie video mille, assolutamente seguiteli, assolutamente iniziate una collaborazione con loro, perché stanno facendo un ottimo lavoro nel mondo del network marketing. Grazie mille, infatti appunto per questo volevo giusto chiederti, per chi non lo conoscesse, Alberto Frisoni è un mantra per quanto riguarda il network marketing online, ha addirittura creato non soltanto un'azienda specifica per questo settore di nicchia, che però va a riassumere molto quello che è la digitalizzazione di un'azienda, allo stesso tempo ha, oltre ad avere una partnership anche con Alfio Bardolla, che è un altro, veramente uno degli imprenditori italiani probabilmente più conosciuti e più importanti che abbiamo nel nostro stato, oltre a
questo è anche una persona che tra l'altro ha portato come uno dei primi networker la sua attività completamente online, sviluppando un'attività che è riuscito a essere nei primi 10 top reclutatori a livello di network marketing sia in Italia che in Medio Oriente e in Europa. Quindi come è iniziato questa tua collaborazione appunto con Alberto? Come è nato il tutto? Ma guarda, molto, in realtà in modo molto semplice, in modo molto naturale. Perché? Perché fondamentalmente quello che io ero uno studente di Alberto, quindi io avevo acquistato io sono stato il primo studente di The Online Networker, che per chi non lo sapesse è il percorso di punta della nostra società di formazione, dico nostra perché fondamentalmente è per me ormai una parte della mia vita, lottando a questa azienda. Non sono socio, ma praticamente ho le mani dappertutto. Della nostra azienda, quello che fondamentalmente è successo è che io da studente, quindi ho acquistato il percorso di Online Networker, sono stato tra l'altro, l'ho saputo a posteriori, il primo studente di The Online Networker ad aver acquistato appunto il percorso, e mi sono in qualche modo buttato verso l'online. Quando è successo, dopo circa un anno, 9 mesi, un anno, è successo quel problema con l'azienda? In realtà no, passo indietro. L'azienda dopo 3-4 mesi ha iniziato pure ad avere problemi. Quindi da quando avevo digitalizzato e avevo iniziato a fare lead generation online, acquisire contatti online e fare le chiusure, l'azienda aveva iniziato ad avere dei problemi. Quindi sì, stavo sviluppando chiusure, sì, stavo sviluppando contratti, collaboratori, eccetera, eccetera, ma dall'altro lato avevo un'azienda che non pagava e che aveva problemi. Ah. Cos'è successo? Io per svariate ragioni in qualche modo ho detto aspettiamo, che tante volte è un errore, ma dopo che ho fatto un impegno di 2 anni, 2 anni e mezzo con un certo tipo di attività, prima di lasciarla ci penso un attimo. Anche perché, devo dire la verità, un po' che l'azienda aveva problemi, un po' che io stavo inserendo contatti, ma nella vita stavo facendo anche altro, ero più focalizzato su altre cose, per me non era proprio quella priorità, cioè non stavo vivendo con quei soldi del network marketing, stavo vivendo con altro e non ho avuto questo switch mentale. Lo switch mentale ce l'ho avuto col Covid. Cioè, quando io mi sono ritrovato in casa, che non potevo sviluppare le altre attività che stavo facendo, stavo sviluppando le attività di vendita, quando mi sono trovato in casa col Covid, cioè che è arrivata la pandemia, certo, eccetera, certo, eccetera, quello che mi sono reso conto, ho detto, ok, adesso i rubinetti sono chiusi. Mi sono ritrovato a dire ok, cosa faccio in questo periodo, e mi sono messo fondamentalmente a fare 2 cose in quel momento. Io già facevo qualche consulenza, qualche cosa, ho fatto 2 cose fondamentalmente: ho parlato con i miei colleghi del vecchio network, ho detto ragazzi dobbiamo cambiare azienda, e ho puntato anche sulla digitalizzazione della mia azienda di famiglia, perché prima facevo fondamentalmente venditore in giro, trovandomi a casa, avendo l'azienda accanto casa dove vivevo. Fisicamente stavo lì, cioè stavo nell'ufficio e facevo le mie cose. Ho detto ok, cosa posso fare per mia esperienza, per aiutare la mia famiglia, per aiutare in particolare mio padre e ovviamente per me stesso. Quindi ho detto bene, digitalizzo intanto l'azienda di là, quindi abbiamo creato un e-commerce che è stato super successo, abbiamo fatto un super caso studio su questo e-commerce. Dall'altro lato ho detto ok, devo cambiare azienda di network. Io ovviamente ho fatto tutta una serie di valutazioni, tra l'altro io ho valutato anche la vostra azienda in modo dettagliato, in modo approfondito, perché ovviamente non parto dal presupposto che le persone devo valutare bene con i fatti, con i numeri, quello che sono le opportunità sul mercato. Non investo soldi, ma neanche tanto soldi, ma reputazione in quello che è un progetto in cui non credo. Ho fatto le mie valutazioni, ho scelto poi di lavorare con Alberto, anche perché Alberto era la persona per me di fiducia, quindi da quel punto di vista lì sicuramente avevo un occhio di riguardo in più per quell'attività, ma non nego che ho fatto diverse valutazioni con varie aziende. Quindi detto questo, poi siamo partiti a lavorare nel network. Alberto, abbiamo fatto dei numeri abbastanza importanti sin da subito, e Alberto ha detto guarda, a me serve fondamentalmente un coach, serve una persona che segua gli studenti. In quel momento lì era più lato tecnico, quindi parte pubblicitaria, parte ads, parte funnel, eccetera, eccetera. Abbiamo iniziato ovviamente questa collaborazione. Poi
per un motivo o per un altro siamo passati da essere coach a dirigere poi tutto il marketing interno all'azienda, per poi essere poi inserito anche in quella, l'altra azienda di Alberto, che è Sales Process, che appunto ha, è una società, è un'azienda che si occupa di processi di vendita, quindi aiuta gli imprenditori a lavorare sul lato marketing e sul lato vendita, a delegare quello che è il processo di vendita e a crearlo al fine di aumentare i fatturati e i profitti aziendali. Quindi in qualche modo ad oggi io mi trovo a lavorare in Frisoon Inside, quindi fare direttore marketing, a fare network marketing, che ad oggi dico anche che sto un po' trascurando, perché poi le cose fondamentalmente da fare sono tante, ok? Ma appunto dirigere il marketing di varie realtà, quindi il grande vantaggio che poi posso portare anche a voi e agli studenti è che io magari vedo il marketing della mia attività di network, ma vedo anche il marketing di altre attività di network, perché ho feedback di vari studenti a vari livelli, quindi ho lo starter, ho il medio, ho l'avanzato, a livello di studenti, a livello di risultati proprio in termini di quello, e poi ho feedback da due aziende interne, quindi dal marketing che viene fatto su un'azienda che vende formazione, dal marketing fatto su un'agenzia di marketing e di vendite che lavora con altre aziende, e ho il feedback del marketing di tutti i clienti che ha questa società. Quindi la visione, c'è una visione a 360 gradi di quello che è realmente il marketing, che non è la campagna pubblicitaria, il funnel o il video su Instagram, ma è un ecosistema di strumenti, di strategie, di piani che ovviamente si vanno a sviluppare in modo verticale, orizzontale, su vari aspetti, ok? Quindi in pratica io, quando a volte banalmente faccio delle consulenze, magari mi fate una domanda più tecnica, ragazzi, io magari che non uso quello strumento sono magari un anno, ok? Quindi magari scrivete sul gruppo che c'è l'altro coach che vi dà una mano, c'è Claudio che vi dà una mano, piuttosto che alcune cose più tecniche, ma esatto. Quello che poi conta alla fine non è mai lo strumento, ma è la strategia. Il problema non è mai se l'appuntamento lo faccio di persona, lo faccio in Zoom o lo faccio al telefono, banalmente, ma è come ho portato questa persona all'interno dell'appuntamento, che tipo di persona è, che tipo di profilazione ha. Sì, è sempre così il metodo, come... poi alla fine della fiera, che ripaga in primis. Esatto, esattamente. Tra l'altro ci hai parlato di tantissimo background, cioè noi ovviamente prima di questa intervista non conoscevamo nei dettagli molti particolari della tua storia, e mi è venuta in mente questa cosa, cioè papabilmente suppongo che ne hai passate anche tu di cotte e di crude per arrivare alla posizione in cui sei adesso, no? Certo. Quindi talvolta ci viene fatta questa domanda, quindi te la riporto anche a te volentieri, nei tuoi momenti di down, papabilmente, quando si parla sempre del... è il perché che ti fa andare avanti, ok, alla base ci rimarrà sempre quello, perché se poi non si ha un perché, una motivazione, non ti porta ad arrivare a un determinato raggiungimento, no? Però cos'è che fai o hai fatto, quindi quali sono state magari le tue scelte che ti hanno portato poi ad essere la persona che sei oggi? Ok, allora io faccio una premessa, sono... una persona che sbaglia tante volte, ok? Sono una persona che soprattutto in passato ha sbagliato tante volte, nel senso che tante decisioni che in passato ho preso non sono state la decisione giusta, okay. Ma sono anche consapevole del fatto che tutti quegli errori mi hanno portato dove sono oggi. Ad oggi potevo essere sotto un ponte o potevo avere un aereo privato, non lo so. Ok, questa non è un'informazione che mi è dato sapere proprio per il fatto che la strada che ho fatto mi ha portato in certi tipi di direzione. Sicuramente il perché è importante, nel senso che a prescindere da ho fatto delle decisioni giuste o sbagliate, e l'importante è prendere decisioni e non stare fermi. Se stai guardando questo video, stai guardando questa intervista, una cosa importante è che non devi stare fermo ad aspettare, l'importante è prendere una decisione, poi è giusta o sbagliata. Se avessi preso un'altra azienda di network, che sarebbe successo? Boh, non ho idea. Certo. Ok, quello che si fa è, cioè io dico sempre, non posso prevedere il futuro e non posso prevedere le variabili che ci saranno all'interno del futuro. Sicuramente il fare delle scelte è importante. Quello che mi ha fondamentalmente sempre attaccato al mondo del business, eccetera, eccetera, sono fondamentalmente due cose. Uno, il fatto che io sono praticamente unemployable,
Cosa vuol dire? Vuol dire che io non riesco a lavorare per qualcuno. Cioè, anche se in realtà alla fine sono una persona che lavora con Alberto e alla fine io devo far capo ad Alberto, il mio modello di lavorare, il mio modus operandi è autonomo. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non prendo ordini dall'alto e non riuscirei mai a prendere ordini dall'alto. Ci sono delle decisioni che si ragionano sempre a un tavolino, c'è sempre la decisione finale di quello che è l'amministratore dell'azienda e anzi è giusto così, perché sennò facevo l'imprenditore, in questo caso io, no, ok? No. Cioè avrei aperto io l'azienda, però è proprio il fatto di avere libertà. Libertà non vuol dire non lavorare, ma libertà per me è più una... Io amo lavorare su uno staccano vista e non so veramente cosa fare se non lavorare. Io, per esempio, ho avuto il Covid qualche mese fa e sono stato 3 giorni sul divano e stavo male a non lavorare, ok? Ma, e ero fisicamente impedito dal lavorare, cioè fisicamente impedito, ma stavo male a non lavorare. Però il tema è proprio la libertà di scelta. Oggi un giorno come un altro, se io martedì ho un impegno, voglio prendere mezza giornata, una giornata, me la pianifico e nessuno mi dice nulla. Chiudo il calendario, fine. Ok? E in primis sono molto sincero, per me è stata un'opportunità che io ho voluto scegliere, ma tranquillamente avrei potuto dire faccio solo network marketing, mi fossi focalizzato subito sul network marketing, cioè avessi fatto solo network, sicuramente i risultati del network sarebbero stati più alti perché ci avrei dedicato più attenzione e più tempo, ok? Non che me la passi male da network, ma è proprio il tema di una questione di scelte. E il fatto che faccio coaching, il fatto che aiuto delle persone come voi a raggiungere i vostri obiettivi è una cosa che a me fa piacere, è una cosa che mi appaga, ok? E sicuramente è uno dei miei perché. Io dico sempre... ho sempre avuto una vena da insegnante, sono sempre stato quello col pennarello, no? Okay. Perché mi piace, perché vedo che Matteo, che Mattia sono qua, che fanno le ads, muovono, fanno i video, inseriscono persone, le persone guadagnano, eccetera, eccetera, è quello che mi dà soddisfazione. Ho avuto più volte possibilità di contratti molto importanti, ok? Anche veramente importanti, anche con... tutta una serie di cose che ad oggi non ho, ma banalmente super macchine aziendali, super opportunità di dirigenza di aziende, perché per tutta una serie di motivi lo sto a spiegare il perché, e l'ho sempre rifiutate, perché non è quello che mi fondamentalmente portava quel desiderio e quella voglia, anche se magari in un'altra posizione avrei potuto lavorare meno, guadagnare di più e avere... tra virgolette più sicurezza, se così la vogliamo definire, cioè contratti migliori, condizioni di lavoro migliore, ecco, oggettivamente parlando. Certo, sì, che probabilmente non erano le tue priorità in quei determinati, esatto, momenti, certo. Esatto, esattamente. Si può dire quindi, Matteo, che ti ha cambiato effettivamente la vita, il network più per te è stato magari un ponte di collegamento tra quello che è stato il tuo punto di partenza a quello che è ad oggi il tuo punto di arrivo, quindi comunque anche da formatore, da coaching, da coach, perdonatemi, e da direttore comunque marketing di diverse aziende. Com'è lavorare anche con Alfio e con Alberto? Ma guarda, ti dico, in primis hai detto una cosa giustissima, ma ti correggo su una cosa. Non è un punto di fine. Io, okay, sono un eterno, non eterno arrivato, ignorante ed eterno, come posso dire, un eterno allievo. Allora mi correggo, è un nuovo punto di inizio. Esatto, a parte gli scherzi. Cioè io sono una persona che compra libri, non li legge e dice quante cose che ancora non so. Ora qui mi vedete in casa, non ho ancora avuto voglia di trasferire tutti i miei libri, ma se venite in ufficio da me, nell'azienda di mio padre, dove appunto prima lavoravo, ho scaffali pieni di libri fondamentalmente. E io guardo i libri e dico quante cose che ancora non so. E io investo tantissimo tempo nella mia formazione, nella mia conoscenza e nel mio know-how. Di base sono proprio una persona fondamentalmente fatta così, sono un eterno allievo. Poi per la domanda che mi hai fatto, com'è lavorare con Alberto e com'è lavorare con Alfio, è una figata. È veramente una figata perché, vabbè, Alfio fa network e lo sappiamo, per me è stata un'ulteriore conferma che il percorso che ho scelto nel network, nonostante non sia con Alfio ma sia con Alberto,
sia stata la strada giusta, sicuramente, e continuare a sviluppare l'attività di network sia ovviamente la strada giusta. E ripeto, io tuttora faccio network marketing. Dall'altro lato è una figata perché la possibilità di lavorare con persone di un certo livello è veramente bello, cioè, stare fisicamente a contatto. L'altro giorno Falfio, dobbiamo andare a pranzo, dobbiamo risolvere una questione, non tutti hanno questa possibilità, ecco, da quel punto di vista. Nonostante io in cuor mio dica, ok, io potrei fare una roba, ok, simile o diversa, imprenditorialmente mia, ok, che mi potrebbe dare in termini economici e monetari di più rispetto a quello che mi dà un lavoro da direttore marketing all'interno di un'azienda. Però dall'altro lato io ho la possibilità di stare con Alfio, ho la possibilità di stare con Alberto, ho la possibilità di raggiungere degli obiettivi che non posso dire qui pubblicamente, che però non sarebbero mai, cioè non avrei mai potuto fare in autonomia. Ok. Ok? Cioè ci sono delle cose talmente grosse, concettualmente parlando, relazionalmente parlando, c'è tutta una serie di aspetti che non avrei mai potuto realizzare in autonomia. Io conosco persone, imprenditori, che anche giovani che fanno network marketing, che fanno social media marketing, quindi che hanno varie agenzie, che fanno gli e-commerce, che quello che quell'altro, che magari guadagnano 4, 5, 10 volte quello che guadagno io, ok? Tutti però mi dicono mi piacerebbe andare a pranzo con altri. Perché loro, cioè magari fai una coaching, eccetera, eccetera, ma non hanno quel tipo di rapporto, non hanno quel tipo di rapporto, mettiamoci a un tavolino, facciamo un CDA. O in particolare ovviamente parlo di altri. Ripeto, ognuno poi ha la sua strada, la sua visione, i suoi obiettivi. Quello, cioè se io faccio guardo il me di 2 anni fa, mai mi sarei aspettato di essere dove sono oggi. Cioè, ma proprio in termini di cosa sto facendo oggi rispetto a, non tanto in termini economici, ok? Perché sono sempre stato uno che quando si mette a fare una cosa la fa bene, però proprio la strada, il design che mi ero fatto era diverso. Era magari con un'azienda mia, in un altro stato. Oggi mi trovo qui e mi trovo in 2 realtà veramente importanti, in Italia, nella mia città, lavorare da casa, e che però mi piace. Cioè, ad oggi se mi dici, ma non vorresti trasferirti, nonostante l'Italia abbia tantissimi problemi, cioè io sono il primo che vede nell'Italia tantissimi limiti, fiscali, legali, burocratici, sociali, tantissimi problemi, però mi piace dove vivo, sto nella mia città, ho la casa che volevo, quella sì, avrei voluto questa casa e me la sono fondamentalmente presa, e fondamentalmente questo è. Sono soddisfazioni però, comunque. Sono soddisfazioni, esatto, cioè il tema è che sono soddisfazioni. Per ritornare al discorso che facevamo all'inizio, il fatto che la mattina non debba rendere conto a nessuno, la sera non debba rendere conto a nessuno, è quello che poi alla fine mi interessa di più, ok? Cioè rendere conto inteso come qualcuno che mi rompe le scatole tutti i giorni sul lavoro, cosa che ovviamente vedo. Io penso che questa cosa derivi dalla parte femminile della mia famiglia, perché mio nonno è sempre, mio nonno sin da giovane ha fatto più o meno l'imprenditore, se così lo vogliamo definire, mio padre ha sempre fatto l'imprenditore, se così si può definire, cioè li definisco più artigiani / autonomi, se li vogliamo definire non proprio imprenditori, ma hanno fatto quello. Mia mamma invece è sempre stata una dipendente e vedo cioè ho sempre avuto questa questo scontro con la sua mentalità, con la sua modo di vedere la vita. Ora mi chiama ancora, magari quando la sento qualche volta, la vedo raramente, ma quando ci sentiamo, ci vediamo, fa guarda che sono aumentate le bollette, devi stare attento, perché lei si preoccupa giustamente di cose. Ho fatto, guarda mamma, cioè non è che se mi aumenta di 100-200 euro le bollette muoio di fame, ok? Però anche lei si deve abituare, perché poi cioè è stato già difficile per me abituarmi. Figurati poi per loro che lo vedono da esterno, lo vedono da genitori, che ovviamente il loro obiettivo è quello di prendersi cura di te, in qualche modo, certo. Qualsiasi genitore normale, l'obiettivo di un genitore è quello di fondamentalmente prendersi cura di te. Ma anche perché probabilmente non è normalità per loro quello che svolgi tu. Cioè, come magari anche a noi talvolta ci viene chiesto, ma ascolta, io non ho capito bene cosa fai. E quindi devi star lì giustamente a
farli comprendere nella realtà dei fatti com'è come business. Chiaro, Joe, lasciamo per poi anche il tema del perché il network marketing con la lista nomi non funziona. Tra l'altro. Perché tra tutte le varie variabili c'è il fatto che te non hai controllo sulle persone che conosci da una vita, ok? Faccio un esempio, no? Banale. Se io vi rispondessi tutti i giorni al telefono, se io vi coccolassi, poi andiamo a cena tutte le sere, faccio l'esempio con voi due, voi non mi vedreste più come il coach che vi aiuta e che vi segue. A un certo punto non ascoltereste più le mie informazioni, non seguireste più quello che vi dico e non otterreste più risultati. E questo è un errore che troppi fanno, no? Avere i clienti, amici, clienti, eccetera, eccetera. Sì, c'è un rapporto amichevole, siamo qui, ci facciamo una chiacchierata, un'intervista, però rimaniamo nella sfera lavorativa. Perché se usciamo dalla sfera lavorativa e andiamo nell'ambito familiare di amicizia, non hai controllo. Io di recente ho avuto una sorta di exploit tra alcuni miei amici che in passato li avevo contattati per il network e che poi si sono ripresentati quando hanno visto i risultati, no? Mi sono reso conto però di una cosa, che pur essendo loro amici, e io li considero amici prima di collaboratori, io su di loro non ho controllo. Cioè ho zero praticamente controllo. Perché da un appuntamento lavorativo diventa un appuntamento di cazzeggio, non si lavora, non ti ascoltano, perché ti vedono come quello con cui ci andavi a far serata o a bere la birra o a far l'aperitivo, non l'esperto di marketing. Cioè vedono che sei esperto, vedono che hai risultati, ma non vedono in te quella figura a cui appoggiarti. Ma pensi possa essere un qualcosa che sia dipeso dal tempo, nel senso è una cosa che richiede tempo per far sì che loro ti possano vedere come la tal persona, o è una cosa a prescindere che pensi possa rimanere tale? Io in tutta onestà penso che possa rimanere tale. Ok. Nel senso che alla fine è anche di, io cerco di non, mi conoscete, cerco di non aver peli sulla lingua. Però magari con una persona che hai condiviso 10-15 anni di amicizia. Ci sta. Io ho delle persone che lavorano con me nel network con cui ho condiviso 10-15 anni di amicizia, realmente. È difficile dirgli direttamente determinate cose. E anche se gliele dici, loro la prendono un po' per scherzo, un po' per gioco, ma non è colpa loro, eh. Cioè voglio fare questo esempio pratico, non è colpa loro. Il problema è che te su di loro non hai autorità. Certo. Perché magari ci hai fatto una serata che eri con la camicia aperta così, col papillon senza la camicia. Cioè, in certe situazioni, come fai ad avere autorità su queste persone? Certo. Ok? È praticamente impossibile. Esatto, è difficile scindere un po' quello che è il tuo grado di amicizia da quello che effettivamente è una situazione lavorativa che implica in un certo senso anche un fatto che tu hai raggiunto dei risultati che loro magari vorrebbero raggiungere e che quindi devono fare il percorso che tu invece hai già fatto. Esatto, esattamente. Tra l'altro poi parlavi del discorso del come ti vedevi rispetto a come ti vedevi anni fa, magari non avresti mai pensato ad oggi 12 di essere quello che sei, no? Quindi mi viene in mente anche un'altra domanda. A una persona che magari si sta affacciando proprio al mondo imprenditoriale, al network, dato che abbiamo parlato di tanti argomenti, probabilmente ok il non fermarsi perché non siamo degli alberi, lanciarsi perché tanto sbagliare si sbaglia, le vicissitudini arrivano, fa parte del gioco e della vita. Se hai dei consigli quindi a tal proposito da dare a queste persone. Ok, allora, ovviamente dipende molto dal pubblico, cioè se hai 20 anni, 18, 15 o 70. Cioè ad ogni livello ci sono tutta una serie di consigli più o meno pratici che andrei a dare in termini proprio economici, di investimenti, di business, eccetera, eccetera. Il primo motivo che io consiglio, e secondo me è anche il motivo per cui il network marketing è la cosa più figa che ci sia sulla faccia della terra, è il fatto dell'ambiente. Cioè l'unico modo per avere grandi risultati è frequentare persone che in qualche modo ce l'hanno fatta. Io per esempio ho avuto tante persone che lavorano nel network con me, ok,
che per un motivo o per un altro il network non gli va giù, ma si sono registrati, cioè hanno iniziato l'attività per ambiente. Quindi magari loro fanno, non so, social media, o fanno i venditori, però vengono nel network e stanno con me nel network proprio per questo motivo. Che poi si prendono i prodotti, si divertono, poi anche loro fanno qualcosa, però il loro focus è su altro. Però cazzo, è l'unico modo per, cioè è anche una sorta di forzatura di un ambiente potenziante. Certo. Il concetto è non fatevi fregare dall'ambiente potenziante detto come saltiamo sulle sedie, perché quello è tutto fuorché potenziante, ok? Quella è una cagata pazzesca che scusatemi il termine, ma è una roba che raccontano così a caso, cioè che ti fanno vedere per bombarti e motivarti. Però quando vai a parlare con imprenditori di un certo tipo, investitori o networker, trader, c'è di tutto in questo mondo. Io ho una tendenza, ultimamente ho la tendenza a non squalificare più tante cose. Prima avevo una tendenza più netta, perché pensavo che dovessi necessariamente squalificare. In realtà no, cioè alla fine quello che ti devo far capire è come la penso realmente la realtà dei fatti. Però qualunque sia l'attività che fai, se è a un livello alto, hai sicuramente da imparare. E il network ti dà la possibilità di unire le situazioni, mettere a sistema queste azioni, forzare l'ambiente è fondamentale. Perché non puoi raggiungere dei risultati, non puoi raggiungere alcun tipo di risultato se stai sempre con delle persone che quella strada lì non l'hanno mai fatta e mai la faranno. Perché poi giocano con la paura, invece di voler vincere, giocano con la paura di perdere. Esatto. E il tema, cioè io non dico che dovete lasciare amici da parte, eccetera, eccetera, però dovete anche limitare il contatto. Cioè dovete limitare il contatto con gli amici di vecchia data. Io magari mi ci faccio quella serata, la settimana, ci vado una sera a cena o faccio un aperitivo, nessun problema. Ma l'80% del mio tempo, il 90% di più in realtà, il 95% del mio tempo io sono o da solo, e tendenzialmente quando sono da solo in realtà non sono da solo, perché mi ascolto podcast, audiolibri piuttosto che video YouTube di persone che hanno un certo tipo di risultato, ovviamente poi dipende anche dal topic, o fisicamente / virtualmente con persone che hanno risultati. Okay. Poi il tema che dicevo prima, io sono una persona, consigli, andate verticali, cioè non perdetevi nelle opportunità di guadagno, nel quello, cioè andate verticali, capite una cosa come si fa, cioè io ho detto ok, devo capire come fare network marketing online, mi sono messo lì 6 mesi, un anno, verticale sul network marketing online, solo quello. Poi mano a mano che ho detto ok, io sta roba la so fare, quindi il mio piano A ce l'ho, eccetera. Poi quello che vado a fare da eterno curioso è informarmi su altre tematiche. Cioè sono uno veramente che ha una... Io sono un fanatico dello studio a mezzo video, quindi io studio molto su videocorsi e YouTube. Io ho una watch list di YouTube, dei watch later, cioè io mi metto i video watch later, cioè sì. Tutta una mia metodologia di approccio allo studio, assurda. Perché magari un giorno guardo, non so, roba su decision making, un'altra volta guardo della roba sugli investimenti, altre volte guardo, per esempio, so, mi viene in mente la gestione dei progetti, altre volte guardo, cioè, guardo veramente investimenti, trust, internazionalizzazione, fiscalità, cioè le guardo veramente di tutte, oltre al marketing. E quello è una mia eterna curiosità. Questo però porta all'inizio, se viene fatto, a una distrazione totale. Soprattutto se inizio a sentire campane diverse, perché magari io sento Mattia, Matteo, cioè voi due, perché anch'io sono Matteo, quindi non ci sbagliamo, sento voi due che parlate di network marketing della vostra azienda e che è la soluzione migliore. Poi vedo, mi arriva l'ad di uno che mi promuove corsi sul dropshipping, ragazzi non fate dropshipping, uno che mi vende corsi sul dropshipping, uno che mi vende il corso sul trading, uno che mi dà le criptovalute, uno che mi dice l'immobiliare. Una persona che all'inizio, che succede? Faccio un mese network, mi piace, faccio, non ottengo risultati, vedo, compro l'altro corso, poi compro Etsy,
poi compro l'immobiliare, poi compro Amazon, poi compro trading. Cioè, di per sé non ce n'è una sbagliata. Solo che forse lasciarsi ammaliare troppo da una roba e dall'altra, alla fine non ne concludi neanche una. Esatto, quello io ho avuto un periodo come così, cioè io lo parlo per esperienza, non è che lo dico perché cioè devo dire qualcosa in ascolto. Io l'ho fatto, cioè quando la mia azienda stava fallendo, l'azienda di network con la quale lavoravo stava fallendo, c'era c'era questo effort qua di fondamentalmente collegamento personale con il network, quindi io non volevo cambiare network, ma allo stesso tempo stavo facendo altre cose, ma allo stesso tempo avevo bisogno di guadagnare. Quindi cos'è che ho fatto? Ho detto, il network lo tengo, così tengo la spilletta della squadra del cuore che era al tempo, così non sporco la mia reputazione nel mentre faccio altro. Quindi mi sono messo a fare self-publishing, mi sono messo a fare audiolibri, mi sono messo a fare un sacco di robe, ok? Che però non hanno portato a niente. Perché tanto torni sempre lì, cioè vai verticale su una cosa e se e poi essere poi T-shaped... come li prendono in Google, no? Non so se lo sapete, la selezione in Google sono tutte persone T-shaped. Cosa vuol dire? Fatte a T, cioè sono verticale su un argomento, ma poi sono orizzontale su altri aspetti. Ma prima devo essere verticale su un argomento. Certo. In profondità e fino in fondo. In profondità e fino in fondo. Poi sulla base di questo io posso ampliare le mie conoscenze e in certi ambiti, in certi settori è obbligatorio. Cioè, nella realtà in cui lavoro oggi, è ovvio che ne devo sapere di vendita, ne devo sapere di comunicazione, ne devo sapere di gestione aziendale, ne devo sapere... Cioè, perché poi quando lavori in un sistema a livelli alti devi sapere incrociare e devi saper capire cosa succede nelle altre parti. Quindi dal momento in cui ti arrivano degli input, devi produrre un elaborato che ti dà poi degli output sulla base di fonti esterne che non sono necessariamente il marketing, ok? Certo. Però all'inizio l'unica cosa che conta è la verticalità, perché io conosco troppe persone che sono tuttologi, ok? E poi alla fine non sanno un tubo. Certo. Sì, no, ma le criptovalute sì, vanno bene. Ok, spiegami per esempio la DeFi. No, la DeFi è la finanza centralizzata. Ok, ma come puoi sfruttare la finanza decentralizzata in un sistema? E non sanno assolutamente niente. Sono superficiali in tutto. Sono superficiali in tutto. Io ho la tendenza e l'errore di essere verticale su troppe cose. Cioè io sono andato in profondità con tanti argomenti e poi il rischio è che ti dimentichi le altre cose e ti perdi nei meandri della conoscenza. Però io dico anche che sapere è potere. Perché se un domani mi rompo le balle di fare il marketing e voglio diventare un mental coach, fare psicologia, ne sarei in grado. Piuttosto che domani mi rompo le scatole di fare il marketing, voglio fare solo il venditore telefonico, mi allineo un po' per il network, un po' perché parlo con i venditori, un po' perché mi capita a volte di vendere alcuni progetti, alcune cose, faccio il venditore telefonico. Voglio fare roba in DeFi, non so programmare, ma so come assumere un team di programmatori che mi può programmare una DApp in finanza decentralizzata con le criptovalute. Ho fatto esempi banali, no? Certo. Su alcuni temi. Di cui un po' mi sono verticalizzato, però fondamentalmente questo è l'importante secondo me ad oggi è non essere legati al mondo, al vecchio mondo. Cioè lui adesso sta registrando questo video, può essere che arrivi una bomba atomica a breve, no? Ma il tema è cioè, già il Covid, già la pandemia, ma soprattutto questo ti porta a dire ma veramente io voglio lavorare fisicamente in un posto? Ma veramente io voglio essere legato a un'attività fisica, magari con un capo. Poi tutto il tema della decentralizzazione dei soldi, cazzo, agli oligarchi russi gli hanno sequestrato gli yacht, ma non esiste sta roba. In realtà abbiamo scoperto che esiste, però io quello che voglio trasmettere alle persone che guarderanno questa intervista, un po' anche a voi, che sicuramente... avete un certo tipo di mentalità, il fatto di non fermarvi alle apparenze, non fermarvi al primo strato, ma andare ancora più in profondità. Quello sempre. Quindi poi andare a non solo a generare più soldi, ma anche a gestirli, a proteggerli, a farli crescere, ok? Perché poi il network, per come la vedo io, è un lavoro che ti dà soldi, ok? Che poi sul lungo termine ti dà delle entrate passive, ma poi questi soldi che ci fai? Li spendi tutti al casinò?
li tieni tutti sotto il mattone, li tieni tutti sul conto corrente, quali conti correnti, quanti, tutta una serie di tematiche che poi si vanno a sviluppare in un secondo momento. Certo. Però, diciamo che è un buon trampolino di lancio per poi sviluppare tante altre cose. Non è un buon, è il miglior trampolino di lancio, perché è l'unico business dove te hai un supporto. Cioè questo che voglio trasmettere a chi guarda questa cosa, no? Io ho nel team alcuni imprenditori e la cosa che mi hanno fatto più notare, che loro non avevano esperienza di network, io ripeto, è tanto che faccio network, quindi magari me la sono dimenticata questa roba, no? Ma proprio di recente mi hanno detto più volte, la figata del network è che se io ho un problema da imprenditore nel network marketing, posso chiedere a qualcuno. E questa persona mi dà delle informazioni in modo gratuito. Ok? Negli altri business, cioè, se noi abbiamo un problema aziendale, noi dobbiamo pagare fior fior di migliaia di euro di consulenti per dall'esterno farci provare a risolvere un problema, in realtà non te lo risolvono quasi mai. Ok? Perché poi alla fine, dopo un certo punto, lo sai te come funziona la tua azienda. Quindi ti puoi far dare delle dritte, ma magari spendi 5.000 euro per qualche sessione di consulenza per farti vedere le cose in modo diverso. Per carità, se tu non l'avessi investiti, non avresti fatto delle modifiche che poi ti portano su un'altra strada. Ma il fatto è che poi dopo un certo livello quello che impatta è la conoscenza personale all'interno e confronti ad alto livello con altri imprenditori di un certo tipo. Alla fine poi anche i consulenti dopo un certo punto trovano un po' il tempo che trovano, in che senso? Nel senso che all'inizio, quando inizi un percorso, che ti inizia un percorso, ti dico il funnel, eccetera, poi dopo un po' quello che succede è che si fanno delle sessioni di confronto di KPI, di numeri, di dati, di sviluppo di idee, perché poi dopo un po' l'obiettivo, soprattutto nel mondo imprenditoriale, è un'autonomia imprenditoriale, certo. Ok? Perché a me mi stanno sulle balle tutti quei coach che devono tenerti lì collegato, che ti devo far fare una sessione a settimana, perché se non fai una sessione a settimana allora ti perdi il focus. Va bene, cioè c'è gente che dà soldi a questo tipo di persone, è un mestiere, una cosa, la vedo come una cosa poco produttiva in termini di imprenditorialità e libertà finanziaria. Ci sta che faccio un percorso settimanale per un anno, eccetera, cioè, ma non a vita. Certo. Come chi fa la crescita personale poi non finisce mai, con quel corso successivo, il corso successivo, il corso successivo, e poi in realtà sempre sullo stesso argomento perché devo migliorare. È ovvio che bisogna investire nella formazione dal momento in cui, ok, ad oggi c'è una nuova necessità, c'è una nuova fonte di traffico, c'è un nuovo sistema di funnel, allora esce un corso, escono delle informazioni su quel tipo di materiale, è ovvio che ci vado ad investire, perché mi serve realmente. Però lo stesso corso mi viene in mente persone che hanno fatto 50 volte il corso di Anthony Robbins. Quindi, cioè, non nulla, l'ho visto live Anthony Robbins, bellissimo. Ma dopo che l'hai fatto una volta, bello, bellissimo, ti cambia la vita. Ma dopo che l'hai fatto una volta, l'hai fatto una volta. Non è che ti serve 100.000 volte. Sì, magari una volta dici una cosa in più, una volta dici una cosa in meno, ma... Sì, il concetto è quello, esatto. Cioè che poi probabilmente sono le classiche persone che ascoltano sempre le stesse robe e per diverso tempo ma non mettono mai in pratica, quindi a quel punto, esatto, non avrebbe neanche senso ascoltarle. Esatto, cioè alla fine io lo dico senza vergogna, la maggior parte delle persone che compra libri o compro un'informazione o non lo leggo o fondamentalmente lo leggo e non lo metto in pratica. Poi cioè, sono varie ragioni per cui io li compro, sono un accumulatore seriale di libri. Ma non è che non studio, ho altre fonti di studio, in realtà magari compro libri per, anziché comprare un libro al mese, che è magari il mio ritmo di lettura, ad esempio, ne compro 10 al mese. Se compro 10 libri al mese, ne leggo uno, so che 9 li accumulo. Certo. Cioè, matematico, no? Da quel punto di vista lì. Certo, si può dire comunque che, come dicevi anche te, la conoscenza è potere. Ti faccio una domanda indiscreta, Matteo, per chi mi conosce sa che io sono sempre quello delle domande indiscrete, sono un po' il peperino di turno. Vai. Quant'è il guadagno del tuo ultimo mese, grazie al network e grazie a quello che hai costruito? Non lo posso dire. si parla di diverse migliaia di euro. Ok. Ok, non posso dire la cifra precisa per tutta una serie di motivi, ma si parla di diverse migliaia di euro. Non sono miliardario, non sono
yacht, Lamborghini, eccetera, eccetera, mi passo la mia vita tranquilla. E anche lì, cioè, però mi ha fatto una domanda indiscreta che è giusta, questo è il ragionamento che ho fatto l'altro giorno, no? Io sono consapevole del fatto che dal momento in cui io comunque lavorerò collegato a qualcun altro, non sarò mai di per sé completamente finanziariamente libero, ok? E non sarò mai ricco come un imprenditore. Perché magari da manager uno può arrivare a guadagnare anche cifre a oltre 10.000 euro, ok? Mensili. Ma non arriverai mai, a meno che non sei Tim Cook, roba del genere, a guadagnare milioni di euro da manager. Certo. Tendenzialmente lo fa sempre l'imprenditore. Quindi io nella mia, nel mio life design non ho il manager a vita. Ok? Non ho definito ancora quando vorrò lasciare, tra virgolette, il lavoro da manager, da marketing advisor, eccetera, eccetera. Ma so che non farò questo per la vita, perché so che comunque questa parte della mia vita che sto dedicando a questo tipo di attività per fare esperienza, per lavorare con altri, per stare con Alberto, mi servirà poi in futuro per creare un qualcosa di mio. Cioè, questa è la mia visione long term a livello proprio pratico. Poi io ovviamente in parallelo sviluppo tutta una serie di attività più speculative, più imprenditoriali, magari network, magari le cose che... Però anche lì mi rendo conto di avere un cap giornaliero. Cioè, se io dicessi, bene, io inizio a spingere sulle ads a livello di budget, inizio a prendere 50 contatti al giorno, vedrai che faccio presto a fare la top qualifica della mia azienda di network. Certo. Ma ad oggi non avrei il focus e l'energia per farlo. Questo è un tema, cioè è un discorso proprio di priorità. Certo. Magari poi avendo anche determinati numeri, che tra l'altro ne parlavamo anche in una coaching, se ti ricordi, è sempre il fattore di andare a valutare cosa ne vale effettivamente la pena, nel senso anche il discorso delle ads, magari hai 100 contatti da doverti gestire, non hai neanche il tempo, quindi o deleghi, e allora lì diventa un altro discorso, però se poi sei solo, devi sempre fare i conti con il tempo che hai, perché poi è sempre giusto dare il giusto valore del tempo alle persone che vogliono affacciarsi a un business del genere, o comunque è giusto che tu li aiuti al meglio. Esatto, esatto. Io, guarda, ti dico, io ho un approccio estremamente passivo al network marketing ad oggi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io attivamente quello che faccio è gestire il marketing, la strategia di quello che è il nostro progetto di network a livello molto alto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo un team di media buyer, copywriter, eccetera, eccetera, che è lo stesso team di Frison Inside, e lo utilizziamo anche sulla nostra attività di network marketing. E io gestisco questa roba qua a livello alto. Ma in realtà i contatti che io vado, che vengono generati, io non li prendo. Li faccio prendere alle persone che sono nel mio team. E lavoro più con loro che per me stesso. Però ti faccio un esempio, se io dico, boh, io la mia attività di network non faccio niente, mi faccio un po' di soldini, ci pago l'affitto, e non pago poco d'affitto. È ovvio che posso dire, cazzo, domani mi rompo le scatole di fare il marketing advisor, eccetera, spingo sulle ads e ho il tempo a disposizione, arrivare a, non so, 5-10K solo da network, non dico che è semplice, ma ho le competenze per farlo. Ok, quindi è solo una questione di qualche mese di lavoro, ma può essere magari 4, 5, 6 mesi di lavoro e arrivi a quel tipo di risultato. Poi alla fine è tutta una questione, quando hai un metodo, è una questione di numeri. Cioè è proprio una questione di dire, ok, perfetto, se ho 10 contatti e faccio 500 euro, per farne 5.000 quanti soldi mi servono? 100. O no, non mi ricordo se sì, 100, no, però si è capito lo stesso il senso. Ok, capito qual è la proporzione. Esatto. È la proporzione. Vai a raddoppiare, okay, o di più, a seconda di quello che vuoi. Metti caso che ad oggi Mattia fa 1.000 euro al mese con network e parla con 10 persone al mese. Ok? Dal momento in cui io ho un metodo, uno strumento, delle strategie per parlare non con 10 ma con 100, quindi decuplicare il numero di contatti in entrata... Sì, è matematico. Alla fine, magari ne faccio 10.000, ne faccio 9.000, ne faccio 11. Ma tara baralla, siamo lì. Certo. Balli intorno a quello comunque, certo. Cioè, balli intorno a quello. Cioè, io so che
su Frisone Inside, per esempio, a me mi serve, se voglio fare X fatturato, mi servono X, Y numero di leads. Esatto. Io so che se non arrivo a quel numero di leads, non lo faccio quel fatturato. Cioè, è matematico, perché ho i tassi di conversione, ho il team commerciale, ho tutte poi le variabili interne, eh? Cioè, può essere che un venditore un giorno sta male, quindi allora, però, nel esclusi le problematiche che ci sono tutti i giorni nel business, ho dei dati su cui navigare, ok? Il tema è, anche in relazione al vostro percorso che state facendo, proprio iniziare a avere, cioè voi state iniziando ad avere i numeri e i KPI, esatto, e i dati su cui basare la vostra attività di network marketing. Sì, poi analizzi e di conseguenza agisci anche. Eh sì, è la statistica comunque che hai sulla tua attività mentre sta andando in process, cosa che normalmente invece nel network classico non puoi avere, perché non sai quelle che sono le reazioni delle persone sia prima che entrino, sia una volta che sono entrate. Non hai la possibilità di fare una statistica su quella che è la media delle persone e a che punto del tuo processo, della tua azienda, sono arrivate, in buona sostanza. Esatto. Anche per il fatto che sono poi persone diverse, nel senso, quando vai a targetizzare sai che bene o male più o meno la persona è quella, ma su una classica lista contatti o lista persone te ne trovi di cotte e di crude, quindi è sempre poi lì il discorso, cioè ritorniamo sul metodo e cosa funziona. Cioè, numeri, sì, numeri. Esatto. Cioè, se vuoi migliorare una cosa, cioè io dico sempre, se lo puoi misurare lo puoi migliorare. Cioè, l'unico modo per cui io dico che, non lo so, ora non mi viene in mente, però se io devo capire tra due cose quella che funziona meglio, devo per forza misurarle. Cioè, faccio un esempio, prendo due venditori all'interno di un team vendita, gli do 100 leads a uno e 100 leads all'altro. Per capire chi è più bravo, non è che devo ascoltare le call o dire quello è più bravo perché fa più chiamate. No, io devo guardare, ok, ha preso 100 leads, chi è che ne ha chiuso di più di contatti, di contratti, di vendite, di reclutamenti? Questo poi la variabile finale poi non cambia assolutamente nulla. Poi ci sono tutta un'altra serie di variabili da considerare, quindi dal momento in cui ho due venditori che hanno lo stesso di tasso di conversione, chi è che fa prima a contattare 100 leads? Però quella è una cosa già successiva. Sì, esatto. A quel punto. Però se ho dei venditori bravi non vedo perché dovrei doverne togliere uno, da quel punto di vista. Anzi. Anche perché le competenze comunque aumentano e si sviluppano poi anche nel tempo, quindi magari inizialmente puoi avere determinati risultati da una persona, o che si svegli o che migliori, può raggiungere decisamente risultati migliori dell'altra. Esatto, esatto. Poi ricordatevi sempre che il tempo la fa da padrona, cioè io vedo tante persone saltare da un ponzi all'altro, da un network all'altro, poi alla fine si vedrà chi c'è. Magari oggi fanno soldi a palate, cioè non voglio dire quello, ma voglio vedere chi c'è fra 20 anni. Perché la mia visione personale della vita è una visione anche abbastanza graduale. Cioè a me non interessa, cioè bello è il mese in cui ho fatto magari il mio record personale, ho magari fatto 2 volte o 3 volte quello che è la mia media. Bellissimo. Ma a me non interessa fare il mese fatto bene. Mi interessa il long term. Esatto. Mi interessa il cosa succede fra 20 anni nella mia vita. Cioè, a patto che non ci siano guerre, pandemie, cioè, esclusi tutti i fattori esterni, ok? Esclusi tutte le variabili esterne che io non posso controllare. Su quello che io posso controllare, cosa voglio dalla mia vita? La crescita. La crescita costante, la stabilità, che all'inizio non c'è, ragazzi. Cioè, all'inizio non puoi pensare di avviare un business e avere sin da subito stabilità, ma nel lungo termine, nei prossimi 5 anni, devi creare stabilità. Perché sennò la notte non dormi. Noi vediamo, in particolare con Sales Process, gli imprenditori, che gli cambia la vita perché? Perché prima hanno la bottega, faccio l'esempio della bottega, ma qualsiasi business in realtà, che aspetto le persone che mi arrivano alla porta. È il motivo per cui il network sta male, perché deve trovare contatti. Dal momento che io ho un sistema che mi genera contatti, io la notte dormo tranquillo, se so come convertirli poi, ovviamente. Certo. Cioè ci sono tutte le altre variabili ovviamente del caso, ma proprio a livello pratico, se io so come convertirli, se so come generare contatti, di cosa devo aver paura? Anzi, hai una rendita costante di contatti che puoi continuare a lavorare, puoi lavorare anche a livello statistico come numeri per mandare avanti l'attività.
che è una grande problematica del network di oggi, in verità. E molte persone mollano anche velocemente perché non si rendono conto che invece di guardare le cose in segmenti di pochi mesi, il fatto di avere tanti anni, hai la possibilità di costruire molto di più una retta di quelli che sono gli andamenti anche dell'attività. Chiaro, ma è come io personalmente investo. È come te guardi, mi guardi gli indici azionari in questo periodo qua, soprattutto, che vedi picchi giù, picchi su, colpi dal 10%, 5%, 7%, sopra, sotto, ci si capisce più niente. Ok? Però se te sull'interactive brokers di turno, no? Il broker della banca, anziché mettere un'ora, ok? Ma anche grafico di Bitcoin, anziché mettere il time frame di un'ora, quindi vedere cosa è successo nell'ultima ora, nell'ultimo giorno, metti 20 anni, ok? Vedi una linearità completamente diversa. Tutto più... È tutto più restringito, è tutto più lineare barra esponenziale, perché poi ci sono ovviamente delle rette, ci sono delle esponenzialità diverse, però non è questo il tema, è proprio il fatto di guardare in un'ottica di lungo termine. E io... Se qualcuno sta guardando questa live e mi dice Matteo, io non so come mettere il pane in tavola domattina, lo capisco realmente, però io dico anche dall'altra parte che quando vado al ristorante vedo cercasi lavoro. Cosa intendo dire con questo? Che dal momento in cui io inizio a fare le cose online, cioè dal momento in cui io inizio un'attività, io devo avere una visione di lungo termine. Piuttosto faccio i sacrifici su altre cose per il breve termine, per avere soldi, per far funzionare l'attività, ma non mi sputtano la reputazione di un'attività online perché devo pensare al breve termine. Cioè, non mi metto a truffare le persone perché ho bisogno di soldi che poi in un futuro poi non posso più truffare nessuno, perché la gente ovviamente non si fida più di me, magari sono anche in galera. Ok? Tra l'altro. Ad oggi ancora non siamo nella situazione in cui siamo in austerità, in crisi vera, per cui non c'è veramente lavoro, il lavoro c'è. Cioè io veramente, quando io sono uno che ama i ristoranti, quando esco cercasi personale, bar a far colazione, cercasi personale, aperitivo, cercasi personale, ristorante, cercasi personale. Anche nei negozi o negozietti d'abbigliamento anche c'è. Sì, cioè, poi ovviamente dipende anche molto dalle città, certo. Però io dico anche, non ho mai fatto personalmente il cuoco, il cameriere, non ho mai lavorato in un ristorante. Però diciamo che quando organizzavo le feste, qualcosa di catering, di banqueting, ne vedevo. Non serve un ingegnere aerospaziale. Quindi dal momento in cui io ho fatto un percorso di tipo tecnico, ok? E ho bisogno di soldi per avviare il mio business, per fare le robe online fighe, non c'ho una lira, adesso devo fare il cameriere. Cioè, ancora esistono quel tipo di professioni, no? Io ad oggi cerco un idraulico. Per ora. Però, cioè, io dico, io ad oggi è 2 settimane che cerco un idraulico per venire a fare un lavoro in casa. E non si trova. Perché tutti vogliono fare le robe e si perde un po' anche la praticità delle cose. Infatti io conosco bene un idraulico, ragazzi, negli ultimi anni, cazzo, ho fatto un exploit, perché? Perché non si trovano e quindi chi rimane nel business, c'è lui, dal momento in cui c'è lui in un posto, io vengo da un paesino di 1000 abitanti, dal momento in cui c'è lui. Sì, ha monopolizzato alla fine. Fa un monopolio. Ragazzi, il monopolio non è che non funziona, anzi. Cioè, il monopolio in realtà è il miglior modello di business, il problema è che è illegale. Ora, facciamo la battuta, ma in un posto dove c'è il monopolio mi vengono in mente tante cose, o c'è anche il duopolio dove c'è questo tipo di modelli, c'è buono prezzo. Cioè, dal momento in cui Philip Morris inventa la sigaretta elettronica IQOS, e c'è solo quella, perché c'è le sigarette elettroniche con liquido, ci sono le sigarette normali dall'alto dove c'è tanta vastità, poi c'è Philip Morris, che per carità poi è capo brand a tutte fondamentalmente le aziende di sigarette, ma sì. C'è Philip Morris che inizia a vendere le Hits, le fa solo Philip Morris, ecco lì che se vuoi quella, compri quella. Se costa 29, 39, 49, 59, 100.000 euro, vabbè, però... A prescindere da quello, se te vuoi fumare quella roba lì, fumi ti quella. Devi prendere quella, no. Logico, se c'è solo quello. Esatto.
Va bene. Ok. È stata bella ricca. E è sempre bello poi avere l'opportunità di parlare con persone del tuo calibro. Qua non è per farle chinaggio, però è la verità. Quindi oltre a farci strapiacere, è bello perché poi si starebbe anche molto più tempo a parlare, di discutere di tante cose, perché effettivamente gli argomenti sono stati tanti, ma potrebbero essere molto più vasti. Quindi chissà, magari in un domani ci ritroveremo in domani, una nuova intervista. Ma guarda, io da un po' di tempo che mi balena in testa, dovrei trovare il tempo, poi perderei, questa è una notizia che dico qui, ma mi piacerebbe magari aprire un canale diretto tipo YouTube, Twitch, una roba del genere, ma non per il gaming, ma proprio per affrontare tutti i temi che mi appassionano, che mi piacciono, che mi piace condividere. Diventa complesso a livello di tempo gestire una roba del genere, e poi non so se c'è poi tutto questo interesse da quel punto di vista lì. Ma io ripeto, prima di networker, marketer, imprenditore, consulente, chiamatemi come, sono un eterno curioso. E secondo me è quella roba lì che ti rende anche in qualche modo interessante quando parli con qualcuno, perché ne sai, non sei tuttologo, cioè non è... Io sono il primo che dice, guarda, io di fiscalità ne so fino a un certo punto. Non è che voglio dire di essere... E dove non so, dico, guarda, io non sono la persona adatta, ti mando da Tizio, da Caio, da Supronio. A volte in coaching mi fa delle domande, dico, ragazzi, io questa roba qua non la so. Cioè, non devo inventarmi cose. Ma perché? Perché fondamentalmente non è magari nella mia area di expertise. E quindi prima di dirti uno sfondone, o mi informo e ti dico, guarda, la prossima volta che ci vediamo ti dico queste informazioni, oppure ti dico vai da un'altra parte perché sono sicuro che questa persona ti può aiutare a risolvere questo problema specifico. Ok. Bene. Direi che ci siamo. Matte, hai qualcosa da aggiungere? Ah, in realtà sei stato veramente esaustivo in tutto quello che hai risposto. Come diceva giustamente Mattia, qualche volta o ci prendiamo una buona cena, che anch'io sono un amante di ristoranti in generale per poter parlare al meglio di determinate tematiche, oppure altre coaching che possono essere decisamente utili anche nell'accrescimento personale oltre che professionale, come in questa situazione. Quindi è stato veramente un piacere, ragazzi, avere un ospite come Matteo Andreini. E come avete potuto vedere, è una persona veramente unica. E ringrazio anche il mio socio, nonché collega Mattia Donini, sempre in questa intervista. E noi ci vediamo nel prossimo video, dove andremo a vedere un'altra intervista di successo di persone che hanno potuto cambiare la propria vita con il network marketing o anche con altri sistemi che comunque possono sempre collegarsi al network marketing. Noi ci vediamo quindi nel prossimo video e vi lasciamo in descrizione un link dalla quale potrete accedere a quello che è un'informazione ancora più esaustiva e grande di quella che è questa opportunità. Perciò al prossimo video e alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao, ragazzi.